Nessuna parola può descrivere quello che sento riguardo il devastante incidente che ha provocato così tanta angoscia a tutti coloro che hanno amato e amano ancora Riva. Il dolore mi consuma. La perdita di Riva e il trauma di quel giorno non mi abbandoneranno mai. In questi ultimi 10 anni di prigione, Oscar Pistorius, l'atleta paralimpico, ha ribadito molte volte la sua versione dei fatti. Egli è stato condannato a 13 anni e 5 mesi per l'omicidio della sua fidanzata, Riva Steenkamp, la modella uccisa con 4 colpi di pistola nella sua villa di Pretoria, in Sudafrica, il 14 febbraio 2013. Secondo le leggi sudafricane, i detenuti possono richiedere misure alternative alla detenzione dopo aver scontato almeno la metà della condanna. Lo scorso marzo, Pistorius aveva chiesto la libertà vigilata, ma la richiesta era stata respinta. Tuttavia, nel suo secondo tentativo è riuscito ad ottenerla. Tra un mese, dunque, sarà nuovamente libero, sebbene rimarrà costantemente sotto osservazione e sottoposto a valutazioni fino al 2029, anno in cui la pena sarà completamente espiata. La decisione sulla liberazione anticipata è stata presa dalla Commissione per la Libertà Vigilata. Quest'ultima ha esaminato diversi fattori, inclusa la pericolosità sociale del detenuto, il suo stato psicofisico, il comportamento durante la detenzione, il rischio di recidiva e la natura di reato. Questa volta tutti i membri della Commissione hanno dato pareri favorevoli alla libertà vigilata. Il crimine commesso da Oscar Pistorius è stato brutale, portando la famiglia di Riva a dover affrontare molte battaglie legali. L'atleta e la modella erano insieme da soli 4 mesi. La loro relazione era instabile a causa della gelosia del celebre campione. Quella sera, nella villa di Pretoria, scoppiò una violenta lite. Riva, esausta dal comportamento ossessivo di Pistorius, aveva deciso di porre fine alla relazione. Tuttavia, quando comunicò allo sportivo che era finita, Oscar perse completamente il controllo, sfogando la sua rabbia. La giovane, cercando di sfuggire alla violenza, si era rifugiata nel bagno. Verso le 3 del mattino, l'atleta ha insistito ripetutamente affinché Riva aprisse la porta, ma senza successo. Ha quindi sparato 4 colpi, con una pistola calibro 38. I proiettili hanno perforato il legno della porta, causando la morte di Riva. Quando la polizia è arrivata nella villa, Pistorius ha affermato di non aver avuto l'intenzione di uccidere la ragazza. Affermava di aver udito rumori sospetti mentre dormiva, convincendosi che ci fosse un intruso. Di conseguenza aveva preso l'arma e aperto il fuoco. «Credevo di sparare a un ladro», continuò a ripetere durante il processo. La versione di Pistorius è stata smentita sia dalle indagini che dalle testimonianze. I vicini hanno riferito di aver udito la coppia litigare furiosamente proprio prima del delitto. La prova che l'omicidio sia avvenuto in seguito a una lite per gelosia era evidente anche dalle valigie che Riva aveva preparato per andarsene quella stessa notte. Gli inquirenti, inoltre, non hanno trovato tracce di altre persone nella casa né segni di effrazione, confutando l'idea del ladro sostenuta da Pistorius. Nonostante ciò, l'atleta ha costantemente mantenuto la sua versione durante il processo, il quale è stato caratterizzato da vari sviluppi. Nel primo giudizio, la sua ricostruzione ha influenzato i giudici che lo hanno condannato a soli 5 anni di carcere per omicidio colposo. Successivamente l'alta corte ha aumentato la pena a 6 anni, giudicandolo colpevole di omicidio volontario, ma ritenendo che non avesse intenzionalmente mirato a uccidere Riva. Questa narrazione non è stata accolta dalla Corte Suprema nel 2017, la quale ha definito la condanna precedente come incredibilmente indulgente, portando a un ulteriore aumento della pena a 13 anni e 5 mesi.